Gare, ciclo storiche e tante iniziative a tema per offrire così agli appassionati delle due ruote un susseguirsi di appuntamenti imperdibili da vivere in un territorio incontaminato, immersi tra paesaggi senza tempo e panorami mozzafiato. Tutto questo è Arezzo Bike Festival, nato dalla collaborazione tra Fondazione Arezzo in Tour e le associazioni Gli Arditi del Ciclismo e ADS Cavallino, in programma dal 18 luglio per tre fine settimana. Lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport è aggregazione e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno in questo momento, ovviamente rispettando le regole, e questa manifestazione Arezzo Bike Festival, grazie alla Fondazione Arezzo in Tour e agli organizzatori, è proprio questo, e non solo, unisce anche il lato sportivo al lato culturale e al lato turistico, e questo deve essere sempre più il nostro mantra. E gli eventi sportivi che si svolgono in città non devono essere fini a se stessi, ma devono essere un tutt'uno col territorio che li ospita, e questa manifestazione è proprio l'esempio. Si comincia domenica 18 luglio con la Rampinchiana, evento giunto alla sua 16ª edizione. Il percorso si sviluppa in 43 km con 1500 metri di dislivello, percorso lungo, percorso corto di 25 km con 850 metri di dislivello. Partenze d'arrivo Piazza Grande, ore 9:30. Per ora siamo 800 iscritti, a una settimana dalla partenza. È un numero considerevole, tenendo conto che siamo ripartiti da zero dopo un anno tremendo, quello del Covid. C'è un calo normale di tutti gli iscritti, perché la Rampichiana è una gara che normalmente faceva oltre 1000 partecipanti. Maglie di lana, bici, polvere e tanta passione, invece domenica 25 luglio, quando si correrà l'Ardita, una delle più affascinanti ciclostoriche d'Italia. È impegnativo il percorso lungo, quello di 80 km, che però porta tante soddisfazioni, tra cui arrivare a scalare Poti come i professionisti, però dentro abbiamo di tutto, abbiamo il percorso classico da 50 km, adatto a tutti, e soprattutto un percorso gourmet che può affrontare anche chi normalmente in bicicletta non va, però vuole usufruire dei ristori, vuole godersi la passeggiata, vuole stare in compagnia, quindi l'Ardita è per tutti. A concludere la prima edizione di Arezzo Bike Festival, sabato 31 e domenica 1 agosto, Bici in Fiera, mostra scambio che affianca la celeberrima fiera antiquaria di Arezzo.